Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in Vita da Stefi. In questo video io ho deciso finalmente di trovare il coraggio di sfidarmi e di partecipare a un progetto smaltimento della pagina Facebook, cioè del gruppo Facebook e pagina Instagram, Project Pan Italia. Seguo questa pagina da svariati anni, credo l'avesse segnalata qualche youtuber, ma adesso mi sfugge. No, forse l'ho sentita da Jessica del canale De Russia Tattoo, per prima. Comunque, io negli altri anni, pur essendo stati anni di decluttering e smaltimento, non ho mai partecipato ufficialmente a un progetto, perché avevo un po' paura di non riuscirci. Ecco, anche quest'anno, come dire, ci vado piano, nel senso che non mi sento di fare un progetto di solo make-up, perché non sono convinta, di essere in grado di smaltire tanto make-up, ma voglio fare il progetto, 21 prodotti nel 2021. È proprio un hashtag che trovate sia nel gruppo Facebook che su Instagram, per seguire insomma chi fa questo progetto. Perché è un progetto che permette di inserire sia prodotti di skincare che prodotti make-up. Non è un progetto di solo make-up, quindi non sto violando le regole, lo giuro, sono brava. Ho fatto questo tipo di scelta dei 21 prodotti. Innanzitutto li ho contati 62 volte prima di iniziare il video per paura di aver sbagliato il numero dei prodotti. Adesso li ricontiamo insieme al video. Ecco, vediamo. Allora, ci sono dei prodotti che voglio finire perché ho qualcosa di scorta. E ci sono dei prodotti che voglio finire perché sono aperti da troppo tempo. Quindi non sono tutti prodotti di cui ho abbondante, eccetera, eccetera, quantità di scorte, anche perché io sto veramente benissimo ormai con le scorte, salvo qualche categoria. Per cui adesso ve li faccio vedere tutti. Ovviamente non parlo 20 minuti per ogni prodotto perché 21 per 20, cioè, viene una somma di ore importante, diciamo. Ok, quindi passiamo subito ai prodotti non make-up, poi vi faccio vedere che cosa metto di make-up. Dei prodotti non make-up, ma che hanno a che vedere con quanto mi trucco, metto l'olio micellare Pur Calmil di Yves Rocher. Questo olio, come potete vedere, è a questo livello qui. Io non ho una scorta di tanti struccanti, ho un detergente di The Ordinary ancora chiuso, che ho letto essere un ottimo struccante, ma non l'ho neanche provato, quindi non so se mi andrà bene. Il punto è che quest'olio è aperto secondo me dal 2018. No, no, forse ho sbagliato anno, scusatemi, 2019. Vabbè, comunque è aperto da un sacco di tempo. Il fatto è che io lo uso solo per struccarmi, quindi truccandomi poco finisco col non consumarlo e invece lo devo usare perché non voglio che vada male. Al momento è sempre la stessa profumazione, mi ci trovo bene come struccaggio. Però vorrei provare altro, penso sempre ai prodotti oleosi, non credo che andrò mai più verso i latte e detergenti, qualche volta proverò anche acque micellari, sto già parlando troppo, sto zitta e sposto il prodotto di qua, se no non ci capiremo mai. Stesso discorso, prodotto aperto da troppo troppo tempo, anche se poi l'avevo alternato a altre cose, è il Rose Clean Cleanser di Pixi. Praticamente questa è una crema detergente che quindi si passa sul viso, io la uso dopo quest'olio per togliere i residui di olio e i residui di trucco rimanenti e poi si sciacqua. È un detergente però in crema. Non ho altri detergenti, cioè ho il detergente di The Ordinary che dovrebbe essere struccante e detergente insieme, ma quindi non ho che tante scorte, ma questo è un prodotto abbastanza utilizzato, come vedete, ma aperto da tanto tempo, da più dell'olio. Stesso discorso, unico peeling, peel and polish di Pixi. Peeling enzimatico e meccanico insieme, è l'unico prodotto che ho, voglio assolutamente consumarlo. C'ho una serie di altri peeling da provare, c'ho la lista, c'ho la wishlist dei peeling, che mi potrei togliere 6 strati di pelle se li comprassi tutti insieme, ma ne comprerò uno per volta, lo giuro. Per cui questo deve finire, deve finire. Ok, abbiamo capito l'ottica con cui faccio questa cosa. Allora, restiamo al viso, vi dico anche che voglio finire il contorno occhi di Sephora. Non perché non mi ci trovi bene, non perché non abbia altri contorno occhi, vabbè, bianco su bianco non vedete niente, il punto è che io mi dimentico di metterlo tutti i giorni, perché sono una pessima persona. Quindi devo proprio essere, attenta a usarlo possibilmente mattina e sera e a metterlo.
Perché mi fa bene alla mia età mettere sempre il contorno occhi, ma finisco col dimenticarmene a volte. Quindi assolutamente vai smaltimento per questo. È l'unico contorno occhi che ho. Quando mi finisce devo comprare un altro. Non è una cosa di smaltimento perché ce ne ho troppi, ma perché non lo uso. Mi devo ricordare e sforzare di usarlo. Ok, sempre viso. Allora, queste valgono un solo prodotto, anche se sono due confezioni. Metto in smaltimento le uniche due maschere purificanti che ho. Questa è molto più astringente di questa, perché poi voglio utilizzare il barattolozzo di maschera purificante idratante all'argilla che ho preso su Amazon e che ho usato solo 2 volte. Voglio usare solo quello come maschera. Sta andando via la voce perché ho appena finito di girare anche un altro video che voi avete già visto perché l'ho messo così all'improvviso alla Befana, mi sono cambiato solo il rossetto e ho girato questo. Ok, e quindi praticamente queste due maschere valgono un prodotto, non sono due prodotti, sono il prodotto numero 21, diciamo, ecco, tutte e due insieme perché poi voglio continuare ad usare come maschera purificante solo quella nel barattolozzo che ho. E prendere, perché poi man mano mi finiranno le altre maschere, io le maschere le consumo tranquillamente, prendere poi solo maschere idratanti o nutrienti o rigen, cioè solo un altro genere di maschere e avere solo quella come maschera purificante. Quindi queste le andrò a fare a breve. Questa è un'applicazione sola. Questa secondo me ce ne sono due di applicazioni di questa e poi saranno finite. Ok. Abbiamo finito i prodotti viso. Vi faccio vedere questo. Questo è un prodotto che finirà. Ecco, ogni tanto ve la dico sinceramente, ho deciso di giocare facile, no? Di vincere facile. Cioè, ho messo dei prodotti che stanno finendo e che finirebbero anche se non li avessi messi nel prodotto smaltimento, nel progetto smaltimento prodotti. Questo è il burro cacao peppermint. Organic peppermint, come mi piace dire, di Whole Food, comprato a New York. Ce n'è poco, 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 poi lo scaverò anche, ce n'è tanto poco. Io questo non torna più indietro, gli devo dare una, ecco, ok, molto delicatamente mettere una ditata sopra. Questo è un esempio, l'ho messo solo, non solo perché finirà e quindi almeno un prodotto finito ce l'avrò per non fare proprio troppo una brutta figura, ma anche perché voglio chiarire che io vorrei avere tutti i prodotti come questo, nel senso che questo è un prodotto che quando mi finirà mi renderà tanto tanto triste. E non me lo andrò a ricomprare perché non si vende in Italia. Io vorrei avere solo prodotti che mi dispiace finire e quindi non avere più alcun motivo per fare progetti smaltimento se non per gioco, per fare un video, per far parte di un gruppo con le ragazze del gruppo Facebook, eccetera. Semplicemente perché tutti i miei prodotti li uso, non è che metto a centellinare i prodotti come per non farli finire, però comunque sono tutti prodotti che mi godo talmente tanto che mi dispiace quando finiscono. Quindi questo è il simbolo di tutti i prodotti che vorrei avere in futuro e che mi dispiacerà finire. Poi passiamo al corpo. È tutto corpo? Sì, praticamente sì. Allora, questa è una crema mani di Balea. Buttermilk and Lemon, anche questa aperta da parecchio tempo, è quasi finita. Mi devo ricordare di darmi la cremina mani spesso perché altrimenti ho le mani sempre più secche. Tra l'altro, non so se ve l'avevo detto, ho scoperto di aver sviluppato un'allergia al gel igienizzante che c'è fuori dal Conad dove faccio la spesa. C'è stato un giorno in cui mi si sono gonfiate le mani, ho avuto tanta paura che non capivo cosa mi stava succedendo. Beh, quindi comunque usando altri gel, quello non me lo metto più, me lo porto da casa il gel prima di entrare al Conad, devo ricordarmi anche di idratare le manine. Finita questa crema, io userò questa crema di Balea, che è una body lotion, ma in realtà io la voglio usare come crema mani. Subito dopo questa, perché come body lotion non sono riuscita tanto, cioè come body lotion la posso anche smaltire, ma ne ho una seconda. L'unica, come dire, categoria di prodotti che ho ancora di scorta, perché sono una pigrona che non si rimette, sono i prodotti corpo. Ecco, allora di queste io ne ho due. Una la userò come crema mani subito dopo questa e l'altra vedremo. Vedremo nel senso che ho da smaltire come creme corpo. Io ho in doccia l'olio del Lidl, della Sienna, l'olio anticellulite.
ed è il prodotto più semplice perché io me lo do sulla pelle bagnata prima di uscire dalla doccia e mi costa meno fatica di stesura, non mi veniva la parola, scusate, di crema. Ok, invece devo assolutamente finire questo che è il Doposole Ambra Soler, ho comprato quest'estate. Questo vi dico che in controluce è qui più o meno la crema, quindi è quasi finito. Dà una sensazione un po' di freschezza, quindi non è proprio il periodo giusto per metterselo addosso dopo la doccia, però insomma, ecco, magari quando fa un po' più caldo lo posso smaltire perché mi dispiace non finirlo, anche perché è un ottimo idratante, questo è consigliatissimo. In questo periodo in cui fa più freddo, voglio assolutamente finire, queste sono 200 ml, ce la potrei fare, questa body lotion Lucky Moments di Balea, bellissima profumazione, però ha una stesura veramente difficile. Ora provo a farvi vedere. Ovviamente non lo vedete, no, vabbè, sì, un po' si vede. Praticamente, ecco, guardate. Fa parecchia scia bianca, quindi va massaggiata un po' insistentemente, motivo per cui io non l'ho smaltita, però adesso che è inverno, un bel massaggino insistente mi riscalda pure dopo la doccia, devo assolutamente mettermela proprio tipo sul lavello in bagno e ricordarmi di finire questa adesso d'inverno e questo più in primavera estate. E ce ne ho altri prodotti corpo, per cui devo assolutamente, infatti, come altro prodotto corpo, ho inserito l'anticellulite. Io ho inserito questo gel di Leocrema perché quando arriverà un po' più la primavera, vorrei fare un esperimento, cioè vorrei mettere questo gel e poi lavorare soprattutto nella zona dell'interno coscia con il New Face, che è un aggeggio di microcorrente fatto per il viso, non è per il corpo. Ma secondo me male non mi può fare, quindi io vorrei provarlo così, quindi vi dico, voglio smaltire questo prodotto perché poi ho un anticellulite da 400 ml in crema, mai aperto, ancora da smaltire. Però ecco, partirò da questo perché vorrei usarlo come gel per vedere un po' se il New Face dà una sorta di rinvigorimento all'interno coscia, va bene. C'è bisogno, vi assicuro. Allora, siccome ho finito, perché il video che ho girato prima di questo era il video che avete già visto, era il video dei prodotti finiti, gli ultimi prodotti finiti del 2020, ho finito il profumo di Zara che avevo aperto dall'agosto 2019, ho messo in uso, ho già usato qualche giorno, questo profumino mini di Victoria's Secret. Questo è Bombshell. È un bellissimo profumo, non particolarmente, cioè no, non è proprio dei profumi freschi, leggeri che piacciono a me, quindi questo è un profumo che se non uso d'inverno, secondo me faccio fatica a smaltire. Ovviamente io mi do il profumo per stare, ovviamente no, se vi date il profumo per stare a casa da sole fate benissimo, io mi sento un po' scema, me lo do solo quando esco e siccome esco tipo una volta a settimana a fare la spesa, ok, va bene, comunque è piccolino, voglio cercare di smaltirlo, ecco dai, in tutto il 2021 ce la posso fare, su, ce la posso fare, a fin sto coso ce ne ho tante anche di altre boccettine di questo, quindi mi farebbe piacere superare i 21 prodotti finendo queste e un'altra di queste, vedremo, vedremo. E adesso passiamo ai prodotti smaltimento make-up, no, non proprio solo make-up, allora, smalti. Anche qui mi piace un po' vincere facile. Finirò questo smalto Mademoiselle, che vedete è già qui ed è uno dei miei colori preferiti, e per lo stesso motivo finirò anche questo smalto di quelli che si mettono senza base, questo si chiama Motivation, sempre di essi, che è, forse si vede il segno, è più o meno qui. Per cui questi sono due smalti che nel 2021 finiranno. Di questo ho già il refill perché ho già quello nuovo da usare perché è il mio smalto preferito in assoluto. Di questo no e non lo comprerò nel 2021 perché sono in non buy smalti e perché ho dei colori simili che devo finire usandoli insieme a questo, ma anche dopo quando questo sarà finito. Vediamo se finiscono questi due smalti, secondo me sì. Passiamo al make-up. Al make-up vi dico,
Avevo azzardato con dei prodotti che poi mi sono detta: ma quando li finirai mai? Sii seria, ok. Quindi vado proprio, come dire, su quello che dovrebbe finire di default. Finirò, secondo voi, questo spray di Glam Glow, Glow Setter. Questo lo finirò, secondo me, lo finirò. Mi piace, ma io ho già al momento in mini size l'All Nighter di Urban Decay e vi dico. Al momento vi dico che finito questo, userò questo e poi comprerò sempre l'All Nighter. Poi magari scopro che esistono degli altri setting spray che mi piacciono di più. Questo non è male, ma quello è imbattibile, imbattibile. Ok, quindi questo finirà se mi trucco. Poi, prodotti per la base, perché voglio finire, perché questa è aperta da parecchio tempo. La Cica Per di Dr. Jart, che come vedete è abbastanza usata, che è una sorta di BB cream che posso usare in questo periodo in cui non c'è bisogno di truccarsi proprio full face, eccetera, perché tanto dove vado, e soprattutto perché è un prodotto molto pesante, cioè non potrei mai usarlo quest'estate, questo prodotto, perché la mia pelle si lucida in maniera terribile, quindi la devo smaltire in questo inverno o nel prossimo. Meglio smaltirla adesso, ecco, diciamo che secondo me nel 2021, faccio ancora fatica a dire il numero giusto, finirà anche il mio Fit Me di Maybelline numero 118, perché io poi ho anche il 120, ma questo è quello che ho più usato l'inverno scorso. L'ho agitato per truccarmi, quindi non riesco a farvi vedere, ma si vede che più o meno è a metà adesso, quando non è ancora shakerato, ecco. Per cui questo finirà senza problemi, mi dispiacerà tanto, spero, dopo aver usato poi il 120, che tanto la differenza di colore è minima, di riuscire a ritrovarlo, ma vedremo, vedremo, non pensiamo al futuro dei fondotinta. Finiranno, devono finire. Anche questi due correttori, perché poi ne ho un altro di scorta. Questo è il correttore Radiance di Bourjois, quello col tappo argento, perché poi esiste quello col tappo rosso uguale al fondotinta, che io vi dico, secondo me è più secco, fate attenzione. Questo è il numero 02, ma io se dovessi ricomprarlo, forse lo ricomprerò anche perché non mi sono trovata male, ricomprerei quello un po' più scuro per me, lo 03. Questo è veramente quasi terminato, cioè voi non vedete, ma io vedo il barattolino vuoto e ogni tanto attraverso questo vetrino vedo proprio che sto lavorando il fondo, insomma, questo terminerà. E secondo me terminerà anche questo di Catrice, che come vedete è praticamente qui a metà ed è secondo me una quantità minore, 5 ml e 7 ml, ok, questo è meno, infatti si vede che va giù più facilmente. Per cui i due correttori, io poi ho il correttore di scorta di Makeup Revolution ancora chiuso in sigillato che non voglio aprire, questi devono finire nel 2021 perché sono aperti da troppo tempo. Considerate che io non ho comprato makeup nel 2019, quindi tutto il makeup che ho non comprato nel 2020 è del 2018 a tornare indietro. Nella notte dei tempi, no, questi no. Questo è comprato proprio a giugno 2018 a Bologna e questo forse era comprato al Black Friday 2018. Mi sa di sì, mi sa di sì. Quindi comunque sono tutti e due prodotti 2018, ma sono aperti e devono finire. Poi anche qui, diciamo che finirà di default, comprato nel 2020, Primer Potion primer occhi di Urban Decay, versione mini, che sta finendo, tant'è che a volte devo, per farlo uscire abbastanza, schiacciare bene la confezione e poi prelevarla. Io avevo la confezione precedente che era con col buchino molto molto più stretto, senza sto coso, secondo me durava molto di più.
Perché questo coso non riesce a prelevare il prodotto. Questo è un prodotto che con questa confezione, schiacciandolo e facendolo venire da fuori da un buchetto piccolo piccolo, è molto più utile. Ma hanno cambiato la confezione e va bene, ce lo teniamo. Comunque questo tutto il 2021 finirà perché è una mini size, insomma, non me la sono sentita di giocarmi. Ecco. Ho avuto il coraggio di mettere un solo prodotto Labbra, perché capite la situazione qua dove si va con i prodotti Labbra al momento, e ci ho messo la matitina Minion di Kiko numero 206 di vecchia collezione Kiko, che non esiste più questo colore, però questa è una matita che mi piace moltissimo come colore e soprattutto come morbidezza, anche rispetto alle matite Kiko che ho preso adesso, che non sono della stessa morbidezza, forse andando avanti, non lo so se miglioreranno, ma questa è una matita che io riesco tranquillamente a mettere su tutte le labbra, cioè a riempire anche le labbra, usarla come rossetto e poi applicare sopra un gloss. E quindi spero di finirla così. Secondo me questa è una matitina che è usata anche una volta a settimana tutto l'anno, finisce forse ancora meno di una volta a settimana, cioè se una volta a settimana finisce prima di tutto l'anno. Allora, io riconto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Forse sono 22 prodotti. Vabbè, non vi preoccupate, io rifaccio il conto. No, aspettate, non posso. Allora, uno, questo abbiamo detto che contano uno tutte e due le maschere. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. So contare! Avevo contato bene con questa grandissima notizia che potevo evitare. Vabbè, lasciamo stare. Allora, io faccio una foto che poi è la stessa che metterò su Instagram, che metterò sul gruppo Facebook con tutti questi prodotti, e poi faccio una lista dei prodotti, tanto la devo fare per metterla sulla pagina Facebook, la farò pure per metterla sotto nell'info box del video, giusto per tenere monitorati come si chiamano i prodotti, come sono, e questo insomma sarà l'inizio del progetto. Poi valuterò come aggiornarlo, cioè nel senso che magari farò, non so, un aggiornamento a metà anno, un aggiornamento dopo 3 o 4 mesi. Questa è una cosa che devo ancora valutare per capire, insomma, cioè per non farvi semplicemente il video dei prodotti finiti, ve li faccio vedere a fine anno e vi dico li ho finiti tutti, insomma, per raccontarvi un po' di cose, magari anche con cosa ho sostituito alcuni prodotti, sostituiti non nel progetto smaltimento, perché 21 e va, quando sono finiti questi ho vinto il risultato del progetto smaltimento, e poi insomma magari troverò il coraggio di farne di un po' più arditi, tipo un progetto solo make-up. Vedremo per l'anno prossimo, insomma, vedremo. Adesso vi saluto, vi ringrazio per aver fatto questo video. Se volete partecipare al progetto, iscrivetevi sia alla pagina Facebook, e andate a seguire l'hashtag 21 prodotti nel 2021 su Instagram, e quindi insomma vedrete man mano tutte le ragazze molto più brave di me che finiscono make-up come se lo mangiassero a colazione. Io ancora mi chiedo come possano fare, e va bene, sono bravissime, io no. Ciao!